Ciao a tutti ragazzi, allora oggi nel video 8 di Excel Magico parleremo di percentuali. Allora, questo è sicuramente un argomento molto importante nell'apprendimento base di Excel. Non possiamo andare avanti con Excel se non conosciamo bene questo argomento. Allora, la conoscenza delle percentuali suscita veramente un grande interesse da parte del pubblico, anche se molte volte si fa ancora confusione su cosa si intende per calcolo percentuale. Comunque in questo tutorial sarà molto sintetico e tratteremo solo quattro argomenti, quelli che a mio avviso sono quelli più importanti. Se volete approfondire bene l'argomento, diciamo, del percentuale, io ho fatto un video su Excel in pillole, il video numero 9, che veramente è un video molto lungo, tra l'altro circa 20 minuti, che vi spiega molto bene quelle che sono le percentuali. Ma oggi, come ho già detto, sarò molto più sintetico. Allora, nell'esempio numero 1 dobbiamo calcolare diciamo la percentuale. Io devo sapere, ad esempio, questa cifra qua, 100, a quanto corrisponde su 1000. Cioè, devo vedere quanto rappresenta questo numero qua sul totale. Ok, qui è abbastanza semplice, possiamo farla a mano e sarà il 10%, però una formula ci aiuta tantissimo. Uguale, questo numero qua, che è il numero più piccolo, è diviso il numero più grande. Vediamo cosa ci restituisce. Doppio clic e spedisco la formula fino in basso. Vedete che mi ha dato un valore percentuale, un rato percentuale, però non con la formattazione percentuale. Per fare questo vado qui sulla, diciamo, barra delle multifunzioni o sulla ribbon e posso schiacciare qui percentuale. O ancora meglio, dai tasti di scelta rapida faccio Ctrl Shift 5. Ok. Vedete che mi ha dato il valore percentuale, però io gli voglio aggiungere anche un decimale. Posso andare qua sopra in maniera veloce oppure anche qua CTRL 1, finestra di dialogo, mi dice quanti e da questo scroll bar quanti e valori decimali voglio dare. Qui abbiamo l'anteprima e facciamo solamente un decimale. Ok? Per cui devo dire che questo qua è molto semplice. Nell'esempio numero 2 vediamo qual è la differenza principale, cioè il prezzo iniziale e il prezzo finale. Qua ho scritto due volte iniziale, invece qua devo scrivere finale. Ecco qua, finale. Allora, supponiamo che io oggi compro 10.000 e domani compro 9.900, voglio sapere qual è la differenza. Oppure supponiamo che io sono un broker di borsa, voglio sapere in tempo reale qual è la differenza tra una cifra e l'altra. Ok? Magari ho comprato 10.000, vendo 9.000, voglio sapere se ho avuto un guadagno e qual è la differenza comunque percentuale. E qua è semplicissimo. Per cui qui abbiamo una formula che è completamente diversa da questa qua. Allora faccio uguale, faccio questo numero meno questo numero. Ok, vediamo cosa mi restituisce. Mi restituisce, ecco qua, F9 mi restituisce 100. A questo punto devo fare diviso questo numero qua. Però, come vi ho insegnato nei video precedenti, quando abbiamo due operatori matematici come il meno e come il diviso, ok? Dobbiamo pensare che il diviso e il moltiplicatore vanno sempre prima dell'addizione o della sottrazione. In questo caso qua avevamo la necessità di metterlo prima, a questo punto devo mettere il meno tra parentesi, cioè la formula che è con il meno va sempre messo prima e tra parentesi. Ok, facciamo Ctrl Enter, mi restituisce 0,1. Mettiamo il valore percentuale 1%, doppio clic, mi spedisco la formula fino in basso. Ok, per cui abbiamo l'1% di differenza. Nell'esempio successivo abbiamo anche qui una formula che è completamente diversa. Noi dobbiamo calcolare uno sconto, cioè un decremento percentuale. Abbiamo 1000. Qua in questa cella di input abbiamo messo il 10% e qui dobbiamo calcolare lo sconto. Io vi farò, ci sono diverse formule, però vi farò vedere quella più semplice. Uguale questo numero per, aperta parentesi, 1 meno, ricordatevi meno perché è un decremento percentuale, qualcosa che devo togliere, questo numero qua che lo trovo, diciamo, come riferimento esterno. Avrei potuto anche scriverlo qua all'interno, avrei potuto scrivere 10%. Però in questo caso qua abbiamo riferimento esterno. Chiudo la parentesi. Prima di chiudere la parentesi vi voglio fare vedere una cosa. Vediamo qua cosa mi restituisce. Mi restituisce 900, giustamente 1000, 10% e 900. Ok, ma vediamo cosa succede se io valuto questo pezzo di formula qua. Vediamo se faccio F9 cosa succede. Vedete che da 0,9
Questo vuol dire che se io faccio una formula, innanzitutto, se io faccio una formula in questo modo, uguale questo per 0,9 mi dà lo stesso risultato, ok? Questo qua è un tipo di formula che si fa magari quando abbiamo la calcolatrice, però vi suggerisco che quando usiamo Excel di fare la formula più utilizzata, che è questa qua, appunto, ripetiamola, questa cifra qua per, aperta parentesi, 1 meno 10% che lo trovo in questa cella, in questo riferimento esterno. Chiudo la parentesi, invio. Doppio clic, mi trasferisco la formula fino in basso. A questo punto diamo una formattazione di valuta che faccio Ctrl Shift 4. Ok? Qui invece abbiamo in questo esempio qua, l'esempio numero 4, abbiamo un incremento percentuale, cioè dobbiamo aggiungere l'IVA piuttosto che una tassa, o comunque aggiungere qualche cosa. È come la formula di prima, anziché il meno metteremo il più. Uguale a questo numero qui, per, aperta parentesi, 1 più 10%, che lo trovo qua, ok? Nel riferimento esterno. Chiudo la parentesi, invio. Anche qui vediamo cosa mi restituisce questo pezzo di formula qua. Vedete che mi dà 1,1. È come se io facessi diversamente. Uguale questa cifra qui per 1,1, ok? Però questa formula qua, F9, qua, scusate, F2, questa formula qua, un calcolo che comunemente si fa con la calcolatrice, però quando lavoriamo con Excel usiamo questo calcolo qua, uguale questo per, aperta parentesi, 1 più riferimento esterno 10%. Ctrl Enter, doppio clic e spedisco la formula fino in basso. Abbiamo tutta quest'area qua selezionata. Faccio Ctrl Shift 4 e gli do la formattazione in valuta. Ragazzi, questo video qua spero che vi sia piaciuto e che vi ritorni utile magari quando state lavorando, che non sapete come calcolarlo, e vi potrebbe essere d'aiuto. Se lo ritenete utile e vi piace, magari cliccate vi piace. E comunque qui sotto c'è il tasto iscriviti, se volete continuare a seguirmi cliccateci sopra e verrete avvisati con un allarme, con una mail, verrete avvisati quando ci sarà il nuovo video. Grazie e alla prossima.